Salve ragazzi, buongiorno, bentrovati e benvenuti sul canale Tradizioni e Sensazione. Stamattina una nuova sbarbata, e una sbarbata un po' particolare perché andrò ad usare il pennello sintetico della Omega, il Roma Colosseo, già lo conosciamo. Montaggio in ciotola. Userò una crema tutta fresca, la Pronaso Verde che è imbattibile e come pre-barba la stessa linea, la Pronaso Verde. Per raderci useremo un rasoio che abbiamo già usato in altre occasioni, il Kenzie Twist. L'abbiamo caricato già con una bella lametta, questo è il rasoio. Guardate un po' l'esposizione della lama. E la lama è questa, la thread carbon, quindi la vediamo è un po' scura, no? Ecco, vabbè, la possiamo anche vedere dentro. Eccola qui. L'esposizione. Andremo a rinfrescarsi con la linea completa di quella che è la Proraso Verde. La giornata è caldissima ed è anche troppo presto stamattina. Mi sono svegliato un po' prima e facciamo una rasatura, un po' diciamo, però ho qualche brufoletto, ma con questo non mi ci cade sicuramente qua. Credo di non andare qui, invece è una ferita da guerra che abbiamo visto insieme sicuramente. Vabbè. Anche qui qualche brufa, ma qui non ci tocchiamo proprio, però qua abbiamo un problemino. Bene, incominciamo come al solito. Se è per la prima volta che vi state mettendo un po' sul canale ed eventualmente state pensando questa persona cosa fa, cerco di divulgare la rasatura tradizionale che dopo tanti anni ho riscoperto, dopo tanti anni di averla abbandonata e di aver usato rasoi, bilame, trilame, quadrilame, crema da barba. Adesso invece ritorno alla mia bella rasatura tradizionale, il pre-barba, che io consiglio sempre di metterne un po' in più con il viso un po' più bagnato, perché il nostro massaggino che andiamo a fare con il pre-barba diventa il primo massaggino del rito quotidiano, del nostro rito quotidiano. Che freschezza! È imbattibile. Il verde della Proraso è imbattibile. Sì, ci sono altre cose di, sempre della Proraso, ma è imbattibile. Ecco, questo è il nostro primo massaggino. Bene. Fatto questo, andiamo a farci la nostra bella schiuma da barba. Eccoci qui. Il pennello, come sapete, non c'è bisogno naturalmente di metterlo in ammollo, ma solo bagnarlo un po'. Infatti, lo bagniamo un po' così, via, e il nostro bravo centimetro e mezzo di crema verde. Sto pennello anche una favola. Bel profumo.
Trattiene che è una favola, trattiene l'acqua che è una favola. Ed ecco, andiamo a farci il nostro. Bella insaponata. Nel caso qualcuno non conoscesse ancora il vello sintetico come differenza da quelli di maiale, di setola di maiale. Spiego che non c'è bisogno di manutenzione, non c'è bisogno di pulizia, di metterlo in ammollo prima, pulirlo ovviamente, per una pulizia batterica, sì, sicuramente antibatterica, sì. Però non è come quello che è il pennello di maiale, che ha bisogno di una manutenzione un po' in più. La morbidezza non ha niente a che invidiare. E voilà, fatto. Sempre le mani asciutte. Il nostro rasoio con ovviamente la pelle tesa. Bellissimo rasoio. E questa lametta che poi è la trecca che inizialmente mi aveva dato un problema che dopo poco dà l'impressione o magari lo perde proprio il taglio, non ha più diciamo una scorrevole, però quel tanto che perde così resta per altre due anche tre sbarbate che ho provato a fare tre sbarbate. Questa è nuova naturalmente. Certo, io perché cerco di arrivare a un chapet, avere il mio chapet definitivo, però per chi vuole avere una rasatura tradizionale senza un tantino di stress, senza l'impegno di dover imparare alla manovrabilità dello chapet, un buon rasoio di sicurezza come questo, tante che ce ne sono. Tra un po' meno cari, come più cari, questo è tra i meno cari. Anche qui bisogna imparare un po', però questo è bilanciato, imparare un po' il sistema, però. Diciamo che qualche distrazione viene perdonata. In questo caso io uso sempre un lato per fare il pelo e poi l'altro lato per il contropelo. Allora io lo vado a mettere giù in questo modo, così sappiamo quello che il lato ci ha usato. Che freschezza. Non so se avete visto i mix di crema che ho fatto con questa verde che ci sta all'interno, è una favola. È una favola, si ha la profumazione di un altro tipo di crema, quella bianca per le sensibili, la blu, o la World and the Spice, oppure la Cypress and Vetiver. La Zolaima, lo stesso. Però devo dire che con il verde, questo qui che abbiamo messo adesso, dà tanto di freschezza che le altre non hanno.
Sto in attesa che mi arrivi un po' di profumo perché io voglio fare delle prove con dei profumi per realizzare una crema personalizzata, diciamo. Magari oggi si ha voglia di prendere magari uno sciavetto, domani si ha voglia di prendere un rosmarino, così. Un altro giorno si ha voglia magari del forte mentolo, un qualcosa che dà la freschezza in prosa, o magari una corposità di quella rossa, però magari un profumo di lavanda, ed ecco che potremmo fare questo. Sempre la pelle tesa, lo dico per chi è agli inizi. Il controfilo e voilà. Adesso rigiro un'altra volta e vado a fare il trasversale per cercare qualche pelo ribelle. Che non secca come crema, cosa che ho notato un po' nelle altre. Ragazzi, la crema pro raso è al top, rapporto prezzo qualità è una favola. Questi rasoi di sicurezza, il nostro rito viene eseguito con amore. Vedete, questo è proprio de delicatissimo, guardate. Non c'è più niente da tagliare. Qui per me qui è come andare contropelo perché mi cresce un po' storta. È fatta. Abbiamo fatto le tre passate e adesso andiamo usare la pietra a lume, che in questo caso ci aiuta a tenere la pelle un po' più morbida, perché ogni tanto lo faccio pure io, dà questa sensazione che toglie i grassi. Lascia le proprietà emollienti per la pelle. Ragazzi, che dire? Un buon rasoio di sicurezza. Io ne ho diversi. Questo è un buon rasoio, è Kenzie, preso
su Amazon, ma lo vendono in tante altre parti con prezzi un po' inferiori, più o meno a quello, come ameofatico, è buono. Il pennello è una favola, quel pennello di Roma è, diciamo, una cosa favolosa anche quella. Bene, è passato un po' di tempo, posso sciacquare, scusate. Andiamo con il nostro ragazzi, una sbarbata di luce fresca. Bene ragazzi, la sbarbata è finita. Vi ringrazio per l'attenzione e della compagnia, che per me parlare con voi è come se stesse tutti quanti qua vicino a me. Se vi è piaciuto, un pollicione su, e se non siete iscritti e vi fa piacere, iscrivetevi, magari anche con la campanella, così potreste essere avvisati quando eventualmente metto un nuovo video. Bene, vi ringrazio dell'attenzione, buona giornata e buona sbarbata a tutti. Ciao, alla prossima!